Enrico, un altro anno insieme, per l'ennesima volta, sempre di più simbolo di questa squadra, possiamo dirlo. Beh, lo spero in qualche modo di essere la rappresentante, anche un po' sentirmi il simbolo, mi fa onore, devo dire la verità, sia per la società stessa che anche per la gente che ci segue, e speriamo che la gente ci possa seguire realmente e in prima persona da quest'anno, comunque dalla prossima stagione. Quindi super contenta di tutto questo. Super contenta, ti chiedo la domanda classica: cosa ti aspetti dalla prossima stagione? Perché ne abbiamo vissuta veramente una dura, tu sei stata tra le prime colpite da questo... La prima! Maledetto virus. Che cosa ti aspetti dalla prossima stagione? Hai già un po' conosciuto le tue compagne, qualcuno le conoscevi già, che sapevo del bene sta nascendo? Beh, intanto, come ho detto prima, mi aspetto di vedere intanto il pubblico, di vedere la gente e soprattutto anche di far venire ad esempio anche i miei familiari, i familiari di tutte le mie compagne a vedere la partita, i tifosi, perché c'è la gente che naturalmente è lontana dai campi di pallavolo e ha bisogno di tutto questo, stesse bambine, le stesse ragazzine, e anche noi abbiamo bisogno di loro, devo dire la verità. Per quanto riguarda la squadra, io mi voglio aspettare tanto, ma perché credo che bisogna buttare le basi già dall'inizio, ma dal gruppo. E conosco già tante ragazze e so che da qui potrà uscire un grandissimo gruppo, sia a livello pallavolistico e non, perché ci sono delle grandi donne, ci sono delle grandi ragazze. E quindi mi voglio aspettare tanto. Non sono una che dice voglio arrivare lì, perché secondo me poi un anno devi viverlo, l'abbiamo visto il Covid che cosa ha portato, quindi si vedrà. Gli auspici, le speranze, le idee dell'Enrica giocatrice, atleta, ma anche ragazza. Le idee, sempre a livello pallavolistico di questa stagione, sicuramente lo dico sempre, vincere qualcosa, vincere o comunque cominciare sempre con il piede giusto, perché poi io penso sempre che vincere porta a vincere, è una frase fatta che si sente tante volte, si legge su tanti libri, lo dicono tante persone, però è questo, è lo spirito di essere una squadra che vuole sempre arrivare alla vittoria e che porta secondo me ad avere dei risultati a lungo termine. Quindi io l'ho sempre detto, da quando sono qua che dico la Savino si merita di avere un titolo e qualcosa di attaccato a quel palazzetto e di essere anche riconosciuta a livello, principalmente a livello italiano. E quindi sono questi un po' i desideri. Speriamo, naturalmente, essendo in una squadra, che sia un desiderio comune, perché è solo così che poi arrivi a vincere. È solo così, ti chiedo per salutarci, ovviamente un saluto per quelli di cui ormai sono tutti innamorati di te, o per i nostri tifosi. Anch'io sono innamorata di tutti, perché effettivamente io posso dire che questa è la mia settima stagione, quindi ho un lungo amore che spero di portare avanti, devo dire la verità, per tanto tempo, anche magari legata alla società stessa e anche alla Toscana stessa, perché insomma la Toscana è stata ed è anche la mia casa, mi sento in famiglia e sto davvero bene, quindi un saluto grande a tutti i tifosi e spero di vedervi al palazzetto. Bacio!